Proprio oggi avrebbe compiuto 42 anni, ma un male terribile e incurabile lo ha strappato alla vita e all'affetto della sua famiglia, degli amici e della città. Per ricordare Francesco Virlinzi, produttore e manager musicale, stasera su questo palco ci sarà un'esplosione di musica. Canteranno Carmen Consoli, Mario Venuti, Brando, Molteni, Teclo, Luca Madonia e tanti altri. Artisti che lui ha scoperto e lanciato verso il successo, ma soprattutto amici. Amici di Francesco Virlinzi, buonasera. Io vorrei augurare insieme con voi auguri a questo nostro amico che oggi avrebbe compiuto 42 anni e che noi stasera vogliamo ricordare in musica, quella musica che lui amava e quella musica che ha, devo dire, accompagnato tutta la sua vita sino all'ultimo momento. D'accordo con la famiglia abbiamo voluto cominciare con queste immagini, che sono uno dei tanti video che ci ricordano Francesco con una chitarra in mano e con questa grande gioia di vivere. Io vi dico francamente che non ho preparato nulla, non so come cominciare, c'è grande emozione, ma vorrei subito dirvi che stasera vogliamo vivere questa serata all'insegna dell'allegria e di quella grande voglia di far musica e di vivere che aveva il nostro caro amico Francesco Virlinzi. Per cui vorrei regalare ancora un applauso alla grande attività straordinaria di questo nostro amico e ricordare quelle sue feste di compleanno. Ne parlavamo nei giorni scorsi con la madre, con la sorella, con la moglie, quelle feste che si facevano in casa sua, sempre aperta a tutti, agli amici e anche alle persone che magari avevano soltanto sentito parlare di questo ragazzo che amava la musica, che amava la vita, che lavorava in discoteca e che poi a un certo punto, avendo capito che a Catania non era possibile fare musica perché le major erano lontane, ha deciso di aprire una etichetta musicale che nel tempo è diventata una grande etichetta e che stasera ha richiamato qui tutti gli amici di Francesco, tutte quelle persone che Francesco ha scoperto, tutte quelle persone che si sono avvicinate a lui, che negli anni gli hanno portato un demo, una cassetta, un video, che negli anni gli hanno fatto ascoltare qualcosa che poi è diventata un progetto musicale. E quindi vorrei ringraziare tutti gli artisti e tutti gli amici di Checco, di Francesco, che stasera hanno subito detto di sì all'invito della madre e della famiglia, che sono qui stasera con noi e che vedremo sul palco, dai Nur sino a Carmen Consoli. Grazie. Una festa, dicevamo, una festa di compleanno, molto vicina, devo dire, alla data della scomparsa di Francesco, quindi anche per questo è più difficile essere qui stasera. Ma nei giorni scorsi Nika, la mamma di Francesco, ci ha detto: io sono una madre coraggiosa, quindi voglio ricordare mio figlio, lo voglio fare in musica, lo voglio fare con i suoi amici, e ce ne sono tantissimi qui alla Villa Bellini, quindi ringrazio anche voi per aver accettato questo nostro invito. Per cui stasera vedrete tutti questi artisti che si esibiranno liberamente, non faremo interviste, non faremo commemorazioni, non faremo ricordi, ognuno di loro avrà a disposizione un certo tempo, degli strumenti, la voce, potranno fare quello che desiderano, potranno ricordare Francesco come il loro cuore vorrà, insomma, in maniera molto libera e spontanea. E avremo quindi una serie di esibizioni anche con dei contributi filmati, altri contributi filmati che abbiamo scoperto proprio nei cassetti di casa di Francesco. Cominciamo subito con il primo gruppo, perché a un certo punto Francesco ebbe questa bella intuizione, cioè andò a scoprire dei ragazzi che si chiamavano allora i Nuovi Briganti,
che facevano musica siciliana, musica in siciliano. Io penso che tutti quanti voi ricorderete quel fottuto Terrone, questo primo album che diventò un successo addirittura nazionale. Pensate quando a Milano ascoltarono per la prima volta questa canzone che parlava di un fottuto Terrone, che diceva sugno siciliano, quindi questa canzone che devo dire ebbe un grande successo. E ricordo che allora i Nuovi Briganti, con in testa Giuseppe Paterniti, che ritroveremo questa sera, ricorderete il suo nome di battaglia era Lupo, ebbero anche il coraggio di rinunciare ad un grosso contratto con una major del nord per incidere con la Ciclope, con questa casa discografica che allora muoveva i primi passi, era addirittura il 1993. Ci furono altri dischi importanti, poi ad un certo punto, per le ragioni che la musica spesso non ci spiega, il gruppo si sciolse, ma Giuseppe Paterniti, vale a dire Lupo, è tornato ancora una volta a casa, è tornato di nuovo alla Ciclope Record insieme con un musicista genovese che si chiama Alessandro Attura. Nasce così il progetto NUR, un progetto che Francesco Virlinzi ovviamente arrivò a conoscere e arrivò anche a promuovere. Stasera ascolteremo due brani tratti da questo progetto, Giuseppe Paterniti e i NUR e Alessandro Attura. La canzone della torre più alta è Notturno. Il primo pezzo che eseguiremo in particolare è sentitamente dedicato a Francesco. Grazie. Altri artisti già sul palco, l'artista che sto per presentarvi è romano, quindi non solo siciliani ovviamente, soprattutto siciliani, ma anche tutto ciò che era buona musica arrivava alla Ciclope Record. Un amico invia a Francesco un CD contenente tre brani e anche un post-it con scritto «Ciao Francesco, ascoltalo, ne vale la pena». E siccome Francesco di musica ne ha ascoltata tanta, ha ascoltato anche questo CD, questi tre brani di Emiliano, ha apprezzato la sua musica e aveva deciso poi di incidere con la propria etichetta, la Ciclope Record, questi dischi. Questi dischi usciranno, Francesco ha avuto il tempo appunto di apprezzarli, di valorizzarli, e quindi noi stasera auguriamo veramente i migliori, in bocca al lupo a Emiliano Duncan. Uno dei soprannomi di Francesco era Vulcanello, no? Perché sprizzava energia praticamente da tutti i pori. E Brando stamattina ha voluto ricordare una cosa molto bella, un'immagine veramente particolare. Ha detto probabilmente l'Etna in questi giorni è tornata in eruzione per, diciamo così, per stare vicina anche a Francesco e a tutti coloro i quali amano la musica, con questa grande energia che Francesco sprigionava veramente da tutti i pori. Dicevo, a proposito di energia,
che alla Ciclope Record c'è sempre stata, ad un certo punto nasce un lavoro speciale dal titolo Morgan, che è il lavoro di esordio dell'artista che sto per presentarvi, che era già leader della band Allison Run. E proprio nel 1995 viene prodotto il nuovo lavoro di Americo Verardi dal titolo Da Dentro, che debutta proprio con i Lula, che rappresentano la sua nuova band. E allora partiamo con una canzone che è un'altra intuizione speciale di Francesco Virlinzi, cioè il tributo a Franco Battiato, che più tardi sarà con noi con un messaggio che leggeremo nel corso della serata. A questo tributo partecipò Luca Madonia con Summer on a Solitary Beach, la seconda canzone è Animale dei De Novo, insieme con Luca Madonia ci sono anche i Rosso Fisso, che poi faranno un finale speciale dedicato ad un altro amico di Francesco Virlinzi, ma il prossimo applauso, se siamo pronti con gli strumenti, è sicuramente per Luca Madonia. Ci sono queste due canzoni che mi legano in modo particolare a Francesco. Primo, perché lui ha voluto moltissimo questa compilation dedicata a Battiato, dove tanti artisti hanno fatto le loro versioni di canzoni di questo nostro amico concittadino. E poi Animale, che è stata una delle primissime canzoni di De Novo, il primo video di De Novo fatto appunto a casa di Francesco con il suo amore e la sua guida. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Noi vogliamo rappresentare un altro amico di Francesco che è Kabbalah, e visto che abbiamo rifatto una sua canzone, così riarrangiato, volevamo farvi omaggio anche noi e farvi da tramite rispetto a Kabbalah. Quindi... album che si chiama All'ingiù. Noi ascolteremo due canzoni dai Teclo, la prima è appunto Non mi toccare, questa cover che ha fatto il giro di tutte le radio nazionali. E poi... Quello che per il bruco è la fine del mondo, il mondo lo chiama farfalla. Teclo. Thank you.
Franco Battiato, ha scritto a Francesco queste parole: caro Francesco, oggi in tanti, artisti e non, onoreranno la tua memoria. Era un piacere incontrarti. Sicuramente sei già in transito sotto un'altra forma verso una nuova vita. A presto, Franco Battiato. Molteni, salutiamolo intanto con un applauso. Vorrei leggere quanto Francesco di suo pugno ha scritto parlando proprio di Molteni. Lo leggiamo praticamente insieme. Fa davvero piacere osservare il raccoglitore del materiale audio che arriva da tutta l'Italia. Tante volte ci domandiamo se sarà mai possibile firmare un artista solamente dall'ascolto di un demo tape. Per noi e per Molteni quel momento stava per arrivare. Era il 5 agosto di 2 anni fa quando il plico contenente il materiale di Molteni ci fu consegnato. All'interno un demo tape ben confezionato, con in copertina una buffa fotografia che ritraeva una donna grassa con cuffie in costume da bagno. Un autoscatto che raffigurava un corpo di giovane uomo incappucciato con un sacchetto di carta. Un semplice biglietto di presentazione che diceva: ciao Francesco, sono Molteni, i miei amici dicono che queste canzoni sono emozionanti. Io penso di non essere un gran cantante e di non saper suonare un granché bene la chitarra, sono sue parole. Mi farebbe piacere conoscere il tuo pensiero. Beh, si era fatto tardi e faceva un gran caldo, scrive ancora Francesco. Presi il nastro al volo e lo portai con me in vacanza. Ogni giorno l'ascolto di quei 5 brani cresceva dentro di me, li trovavo acerbi al punto giusto, toccanti, le melodie accattivanti, i testi, piccole poesie formato Polaroid, e la sua voce, a volte poco intonata, aveva un timbro particolare. Un giorno finalmente chiamai Molteni, pompiere a Bologna, per comunicargli il mio pensiero. Fu molto sorpreso dal mio entusiasmo ed ancor più quando gli manifestai il mio interesse a registrare le sue canzoni. Da quel giorno sono passati 2 anni e finalmente l'album è pronto. Questo CD promo contiene metà dei brani che saranno inseriti nel suo lavoro di esordio. E vi assicuro, scrive ancora Francesco Virlinzi, che la scelta è stata complicata. Un buon ascolto, una buona estate e ci sentiamo a settembre. Francesco Virlinzi per Molteni.
Grazie. Eccolo qui con la sua chitarra, Brando! Non vi vergognate di quello accanto! Accendere le luci sul pubblico, perché guardate, abbiamo riempito. Assessore, sei contento? Mica, Simona, siete contenti? Melino, sì, siete contenti? Guardate quanta gente c'è. Bravi, grazie veramente di cuore. Qualche tempo fa Francesco conobbe i REM, tra l'altro gli abbiamo anche detto grazie perché li ha portati a Catania. È stato un grande regalo qualche anno fa vedere questa grande band internazionale dalle nostre parti, allo stadio Cibali. E Francesco scrisse queste parole proprio sui REM, che io vi leggo prima di vedere il video che tra qualche istante trasmetteremo sui nostri maxi schermi. Francesco scrive: li conobbi esattamente al termine del loro concerto del Capitol Theater a New York. Una sera che un temporale fece saltare il concerto del Boss al Giant Stadium. Conoscevo poco, musicalmente parlando, la band, pur avendo tutti i loro albums, essere plurale. Rimasi incantato dalla loro esibizione. Fu l'inizio di un grande amore che dapprima mi portò a rivederli l'indomani al Radio City Music Hall, sempre a New York, e un anno dopo, nel novembre del 1986, per altri 8 giorni esclusivamente per seguirli in una parte del loro tour, ma con l'intenzione ben precisa di lavorare con loro, cosa che poi qualche anno dopo avvenne regolarmente. E proprio per questo Michael Stipe ha mandato questo messaggio in inglese, io ve lo leggo direttamente nella nostra lingua. È un onore per noi, scrive Michael, essere invitati ad unirci a voi per celebrare il nostro caro fratello Francesco, la sua vita, il suo entusiasmo, il suo amore, la sua passione, il suo ottimismo per la musica, per le arti e in particolare per quelle persone con cui divideva la sua vita. Lo spettacolo che segue dice tutto da noi, Peter, Michael, Mike e Bertis. Ti vogliamo bene, Francesco. Quello che tu ci hai dato come nostro fratello ci accompagnerà per tutta la vita. È difficile dire addio e così ti porteremo sempre nel nostro cuore. Michael Stipe, Athens, Georgia. E possiamo andare a vedere, mi sposto anch'io, questo contributo. È un omaggio che i REM hanno fatto direttamente al nostro Francesco dai microfoni di Rai 1, dalla trasmissione di Adriano Celentano. Possiamo... Tonight the song goes out to our great friend Francesco Verlinzi. Trying.
il REM. E noi questa sera, attraverso questo video e con il messaggio che abbiamo letto direttamente scritto da Michael Stipe, 1993, c'è un altro viaggio importante che Francesco Virlinzi fece, questa volta in Brasile insieme con Mario Venuti, e tornarono da Copacabana, da Rio de Janeiro, con un video di una canzone bellissima che poi è diventata una hit internazionale, che è stata ripresa tra gli altri anche da Brasilia Lobafer, da Dilene Ferraz, che ha questo progetto brasiliano internazionale molto importante. Stasera con noi non poteva sicuramente mancare chi ha vissuto momenti bellissimi insieme col nostro Francesco Virlinzi, ed è Mario Venuti. Grazie, benvenuti a questa festa di compleanno di Francesco. Io volevo fare un ringraziamento speciale per la madre di Francesco, per Nika, a cui devo molto. Grazie Nika. Nato danzando sul naso del mondo, fortuna inventa la bellezza nell'abbraccio delle sue tante famiglie, madri e sorelle che si curano di lui, e sguardi di sirene che riposano negli angoli di casa sua. Questo ragazzo di 40 anni ha amato un uomo e poi una donna, racconta che ha passato un anno e mezzo in una comune, in uno stato di Bahia, ed anche se da tempo è ritornato, sarà sempre un figlio di Iemanjá. Di Iemanjá, dimmi se questa come va il mondo, ormai non mi sorprende più, senti ancora un soffio di purezza, essere terra, selva, vergine, vergine, dimmi se questa
Carmen Consoli, Mario Venuti. Grazie. E tutti gli amici di Francesco. Grazie. Inizialmente io gli feci ascoltare queste canzoni. Sì. Lui mi disse, col suo solito modo di fare, Mario, lo sai che ti dico, portiamola a Sanremo, va, alle volte ci prendono. Alle volte ci prendono, e mi disse, non ci prenderanno mai, perché siamo un'etichetta indipendente di Catania, figurati. Poi in quel periodo non sposarono il progetto le varie major, per cui io mi presentai con un'etichetta indipendente. Ti hanno preso loro? Sì, mi ricordo Francesco sulle scale che mi accordava la chitarra. Sì. E dopo aver superato il turno, perché quelle erano delle selezioni, lui che arrivò con questo panino col formaggio ormai freddo. Che era una sorta di premio finale. Era il mio premio. Amore mio, love me forever, and I thought ever, begin tonight, we're being together. Ispirami